Ok, bene, buonasera a tutti. Ci vediamo qui al Circolo di Cellai tra pochissimi minuti per iniziare lo stage di salsa cubana e salsa portoricana insieme a Simone. Buona visione a tutti. Ciao. Cambio di posto, cambio di mano, sotto la sinistra, giro. Ok, da qui ciufla, qui scendo con la destra e prendo la mano sotto. Ci siamo? Ora per ora facciamo senza passi, poi ci mettiamo passi. Ora portiamo la pallina da questa parte e si alza la destra. Ok? Lo rifacciamo, vai. Facciamo. Vai, si riparte. Salsa. Vai, ok, cambio di posto. Cambio di mano, sotto la sinistra, giro. Ora, in ciufla, taglio e prendo la destra sotto. Alzo la sinistra. Ora, da qui, abbasso la sinistra e alzo la destra e faccio girare la pallerina. Ok, la pallerina rimane. Si riva. Cambio di posto. Cambio di mano, in ciuca, ora taglio, la destra lo sotto, sinistra alzo, ora inverto, abbasso la sinistra e giro la destra della pallina. Ok, sì, quella la tieni. Ok, ci proviamo a mettere passi? Mettiamoci passi, si conta ora, Pronti, vai. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok? Ok, vai, 1, 2, 3, 5, 6, 7, cambio di mano, 1, 2, 3, la sinistra sotto, giro, 5, 6, 7, ora ce la inciuffo con due mani, 1, 2, 3, taglio, 5, 6, 7, la destra ce l'ho sotto, faccio base avanti, 1, 2, 3, alzo e giro la pallina, 5, 6, 7, c'ho la destra alta, ok? Qui possiamo fare 1, 2, 3 e 5, 6, 7 si torna in posizione, questa è quella più semplice, quindi restate lì, fermi lì, vi faccio vedere, da qui faccio un'inciufla e torno come sono partiti. Questa è la versione semplice. Faccio vedere che non ho creato. No, si rimane. Vuole vedere la è una voluta vedere un'altra cosa. Quale versione facciamo? La seconda. 5, 6, 7 tagli, 1, 2, 3, rotazione, 5, 6, 7. Lascia la mano, 5, 6, 7. Vai. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ora, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Inciucano il taglio, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Alzo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ci siamo? Ora da qui facciamo un inciufla con la destra alta, cioè facciamo 1, 2, 3 su questa. Insomma, quindi siamo qui, facciamo 1, 2, 3. La pallina passa di qua. 3. E 5, 6, 7, giriamo. 5, 6, 7, la pallina fa 5 sul posto, la girare. Torna? Va, via. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3,
5, 6, 7, fallo girare, vai, fallo girare lei. Mano. Da qui ora facciamo sempre destra alta, 1, 2, 3, destra alta. Quindi, indietro con i passi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ancora? Allora, uno indietro per tutte e due, sia l'uomo che la donna fanno l'uno indietro. Uno indietro, uno, due, tre. Appoggio sul sinistro e noi 5, 6, 7 sul posto con il passo laterale. Da qui faccio base avanti, 1, 2, 3 io, quindi faccio 1, 2, 3, mando il destro avanti anche 5, giro a sinistra, 5, 6, 7. E il braccio questo glielo metto dietro. Guardate le spalle. Guardate piano piano. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Insufla. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay. Pronti, si parte, via. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, taglio. 5, 6, 7. Base, 1, 2, 3, giro. 5, 6, 7. 1, 2, 3, rotazione. 5, 6, 7. Base avanti. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mi rigiro. Base, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ok. Taglio, taglio. A me lei. No, prima lei. 6. No, no. Una figura in linea, ora la faccio vedere soltanto, con la vuelta, e questa è semplice, questa. La fate tutti? No, o la fate? La fate? Allora faccio più difficile. Ciao! Ok, allora dai, facciamolo, va bene? Quindi facciamo il cambio di posto normale da qui, tutti insieme, vai, parte. Cross, Pronti, cambio di posto, via. 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Si cambia la mano a destra. Qui facciamo fare una vuelta alla ballerina con la destra. 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Da qui rifaremo sempre un cambio di posto tenendo con questa mano qua, no? Quindi 1, 2, 3. Qui diamo rotazione alla ballerina per farla girare un po'. 5, 6, 7. Gira tutta la ballerina. Siamo di spalle all'uomo. Mi rimane là. Quindi mettiamo la mano sinistra sopra, qui noi faremo una base avanti sinistra, e noi destra, quindi avanti, la destra avanti, 1, 2, 3, ora faranno 5 delle dame davanti, destra, sì, 5, giro, 6, 7, la cosa gira tutta. Ok, quindi da qua per la, no, non lo fate, guardate, la ballerina fa l'uno avanti con la destra, 1, 2, 3 sono laterali, mi preparo a girare, 5, 6, 7. Ci siamo, no? Questo è facile, se riparti da capo? Da capo, vai, quindi cross, via, 1, 2, 3 5, 6, 7, cambio la mano, base, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7. Da qui c'è una destra, no? Destra con la destra. Faccio il cross con la destra.
1, 2, 3, rotazione, 5, 6, 7. Quindi ora c'ho la mano sinistra sulla spalla, può essere anche su questa uguale. Quindi, e da qui facciamo noi in base normale, noi e 5, 6, 7 facciamo girare la batteria. Quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7. Da qui possiamo tornare in posizione di ballo come prima, col passaggio. Ok? Ci siamo? Questo è fatto. Bravo. Torna? Sì. Prima un'altra volta? Dai. Via. Cambio di posto. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Base con il giro. Ora 1, 2, 3, facciamo girare. 5, 6, 7. Usiamo sempre la destra. 1, 2, 3, rotazione, 5, 6, 7. Mano sulla spalla, passo avanti di nuovo. 1, 2, 3, rotazione, 5, 6, 7. Ci siamo da qui, no? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, vi facciamo vedere come si balla sia sull'uno che sulla musica della ritmica. Ok? Allora, noi prendiamo di riferimento degli strumenti della musica che sono dentro i brani musicali. Le congas hanno una doppietta, quindi un suono prolungato, può essere tu-du o cucù, è uguale, e un colpo secco, che è un colpo secco che fa pa, quindi pa, tu-du, pa, tu-du, pa, tu-du. Quindi la doppietta è composta da due suoni, quindi noi si sentono se c'è un colpo secco o una doppietta, giusto? Ora vi faccio ascoltare il brano. Ci siamo? Allora, noi in genere quando si sta ballando facciamo riferimento in particolar modo l'80% delle persone alla doppietta, perché è più semplice sentirla. Questo tudu, 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 questo ce l'abbiamo nel, quando noi balliamo, nel passo tudu, giusto? Tudu, 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 tudu. Il colpo secco l'abbiamo centrale, cioè tudu, pa, dudu, pa, dudu, pa, dudu, pa, dudu, pa, dudu, pa. Ok? Quando io ballando una salsa sono all'opposto, giusto? Allora, che succede? Quando mi trovo all'opposto vanno in controtempo, ovvero sia prendo il 2 della musica, che è marcato da questa, da questo colpo secco. Ok. Allora, può succedere che, allora, ognuno di noi ballando, tutti di noi, se noi facciamo la base normale, no, della salsa, la base normale della salsa, abbiamo questo movimento qua, tutti, no? Grandi linee. Ok? Allora, che succede? Avendo la doppietta sulla musica, sul passo, questo movimento abbastanza armonico, oppure con la rotazione del bacino della Simona, si vede, ma anche perché c'è due colpi della musica. Se ci fosse un colpo solo su questo movimento, la Simo rimane in ritardo. Quindi che succede? Quando c'è un colpo solo nel passo, cioè lo slap, il colpo secco, il passo avanti, il passo indietro, la Simo, per stare meglio sulla musica, non farà totalmente il movimento come prima profondo, ma sarà un passo più secco e il movimento più profondo l'ha nella pausa. Come se il tudu lo viviamo qua, bubu, bubu, pa, bubu. Ora io vi faccio ballo una salsa sulla musica, la ballo sia sull'uno sul due, e vedete il nostro corpo si muove in modo diverso, perché è
perché la musica ci costringe a fare in quella maniera lì. Allora la doppietta si sente un po' qui. Si sente anche un cane. Questo è sull'uno. Guardate il momento del corpo. Questo è tutto sull'uno. Questo è sul 2. Movimento diverso. Questo è 1. Questo è 1, eh? Sempre uno. Due. Quindi che succede? Quando noi prendiamo la doppietta su il passo o avanti o indietro, quindi dudu, 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 andiamo sull'uno. Okay. Quando noi il dudu l'avremo qui, perché è molto difficile sentire il colpo secco del 2, quindi il nostro riferimento può essere sempre l'uno, ma l'uno qua. Tutu, fare ballare il corpo. Davanti e dietro e tutu e ok? Il corpo si muove in modo diverso, perché praticamente quando ho la doppietta qua ci posso addormentare un po'. Ok? Bubu, bubu. Se ho un colpo secco e basta, la doppietta l'ho qua, è chiaro che io vivo il tutu nella pausa. Papa dudu, pa dudu, pa dudu. Nella pausa fai due sì. Tutto più o meno chiaro? Quindi le congas in un primo tempo ce l'ho dudu, quindi avanti nei passi o avanti o indietro. Nell'altro metodo su due ce l'ho nella pausa, quando mi fermo qui. Una scelta tecnica. A uno parte con l'uno, la doppietta. Però come una scelta di musica. Forse per tenere il tempo. Finisce col 2, certo. Io posso parlare anche sul 2 una canzone. Però se io sto sempre sul 2, sono andato a tempo tutta la canzone. Ho ballato contro tempo della doce. Se io invece quando ballo sull'uno, poi c'è una figura difficile, questo dudu. Se mai sul 2 il tempo lo perdo perché rallento, perché quando facciamo le figure il nostro cervello si concentra sulle mani e sui piedi, quindi si rallenta o si accelera, dipende. Quindi ora voi basatevi sull'uno, però 4-1, ok? Sulla musica, perché è più semplice. Vai, fate una salta. Sì.
Ok, allora ringraziamo tutti per questo stage di salsa portoricana e salsa cubana, e insieme a Simona abbiamo fatto anche l'allenamento sul 2, e alla prossima puntata. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Con il cane a baia, perfetto. Grazie a te. Ciao Joelle.